L'appuntamento degli incontri della Civica ha come ospite oggi il regista e sceneggiatore Ferdinando Cito Filomarino. Il regista è in sala in questi giorni con il suo primo lungometraggio, Antonia, dedicato alla poetessa Antonia Pozzi, presenta oggi agli studenti il suo documentario L'Inganno. A qualche settimana dall'intitolazione della Civica Scuola di Cinema a Lucchino Visconti, L'Inganno riporta l'attenzione sul cinema del grande maestro. Il documentario ricostruisce la genesi di Gruppo di Famiglia Non Interno, attraverso le interviste a collaboratori, cineasti, critici e rari materiali d'archivio. E come è nata l'idea e perché dedicare un documentario a Lucchino Visconti? Questo è stato un lavoro su commissione. Fendi ha deciso qualche anno fa di restaurare Gruppo di Famiglia Non Interno, che è la prima collaborazione che loro hanno avuto con il cinema. In occasione del restauro hanno chiesto a me di fare questo documentario che parlasse esclusivamente di questo film. Abbiamo intervistato sia alcune persone sopravvissuti che hanno fatto il film che altri studiosi e registi, e abbiamo incrociato tutto questo con del materiale d'archivio pazzesco che abbiamo scovato. Sì, è una sorta di saggio. Un'eredità di Lucchino Visconti, cosa ti ha lasciato? Non importa quale storia si voglia raccontare, Lucchino Visconti ci insegna l'importanza di raccontare con precisione gli strati sociali, capire le implicazioni di ogni singolo strato sociale e dell'eventuale, diciamo, dialogo fra due diversi. Posso farle leggere delle poesie? Ah, lei scrive poesie? Sì. Antonia Pozzi era una grande occasione, secondo me, di fare una sorta di ritratto con il cinema di un artista, di provare a stare accanto a questa poetessa e di condividere con lei il modo in cui viveva la vita e la decisione di creare arte. Molte scelte creative che hanno anche a che vedere con il cadrage sono per me state ispirate dalle poesie di Antonia Pozzi. Le poesie hanno molto ispirato in me le scelte creative di come mettere in scena. Perciò la ricerca era quella di capire come lei avrebbe vissuto, non tanto di metterla in una teca e di guardarla dall'esterno. Ferdinando, qual è il consiglio che puoi dare agli studenti della scuola di cinema? A partire da un'idea che uno ha per fare un cortometraggio, un film, un documentario, qualsiasi cosa sia, di fare in vari punti del percorso, dello scrivere, del farlo eventualmente, di ricontrollare costantemente che cosa stai raccontando e perché lo stai raccontando.